ma vedete no, dove vi abbiamo portato? Guardate dove stiamo, regà. Anche gli effetti speciali, perché no, ho girato anche la seconda, ho visto diciamo l'esplosione quando Carmine Monaco, Utrak, fa saltare un edificio. A noi ci hanno solo inguaiato Gomorra. Perché? Perché noi siamo così. Praticamente li vedrete nella quinta stagione di Gomorra, che uscirà a novembre. Sì, sì, a novembre la quinta stagione, sì. La fame non ha mai avuto un colore, perché grande, quasi è sempre pensato a portare avanti la propria vita, capì? Questi sono le trombe degli ascensori? Sì. Cioè, se cadi qua te fai tutte le vedi fino a giù. Allora, che ci stavo dicendo? Che qua è stata girata una scena di Gomorra molto importante. La morte di uno dei fratelli Capaccio. Amici di Scuola di Botte, oggi a grande richiesta siamo qui a Scampia, vi faremo vedere le famose vele, ma non solo, tutta la parte di Scampia. Siamo qui con dei ragazzi di Scampia che ci mostreranno il luogo. Guardate qua che belli, sono belli, belli, poi belli. Immancabile Antò, guardate, cantante, attore, showman, picchiatore, no, scherzo. Ciao, ben trovati. Se volete vedere il video su Scampia sulle vele rimanete, se no venite qua, c'è sta una vela e ve la schiaffate tra le chiappe. Quello che vi posso dire, io intanto che ho subito una certa fascinazione nel momento in cui sono venuto qua, è la prima volta in vita mia che vengo a Scampia, eh. Meno male che c'è Ciclone, sennò c'avevo pure paura. Però tanto ha detto che mi protegge lui. E io c'ho Antò. Per il resto, a parte, stiamo, abbiamo trovato subito. Stiamo a posto. E come sempre una grande ospitalità, pure mangiato insieme, quindi questo per sfatare ogni tipo di mito, di diceria nefasta e cattiva. Ci andiamo ad entrare verso le vele, le famosissime vele. Siamo a Scampia. Sì. Io da romano, io che sono di strada, dicevo, oh, venga a Scampia, travestito, esco in mutande. No. Com'è qua la vita da Scampia? A parte la vita, nel senso, anche quando è stato più noto, comunque non succedeva questo. Cioè non è che microcriminalità, niente. Ovviamente sappiamo bene perché l'ha raccontato anche una fiction, però comunque alla fine voglio dire è un posto che comunque dopo quello che è successo, insomma, ha avuto anche una grossa visibilità cinematografica ed è questo che ti fa avere quella sensazione di dire ah, oh, stacco là, scusate la parola, vado là. Però alla fine comunque è un posto dove ci sono persone che giustamente mandano avanti la propria vita e, certo. E anzi devo dire la verità, da 10 anni a questa parte comunque anche la stessa vela, il posto dove stiamo andando è un posto dove, praticamente, come ho detto prima, ci sono andati rapper francesi a girare video. È diventato più una specie di luogo turistico, come il mercatino di Brixton Market a Londra, dove veramente sono venuti un po' da ovunque a capire, ma sempre dopo la grande risonanza che ha avuto la serie di Gomorra. La serie, la serie ha un po' cambiato questo aspetto, nel senso che prima era peggio il quartiere a livello di lavoro criminale, vabbè. Cioè no, si è un po' ridotta. Io credo che sia stato quello che è successo, sia stato lo Stato a deciderlo, io non lo so. Però è, sì,
sicuramente la serie ha dato un modo in cui magari la gente veniva, una curiosità, quello è il discorso, sì. No? Anche nel mio genere, il rap, no? Ovviamente la credibilità, la street credibility è tutto ancora oggi, curioso. Quindi parecchi anche da fuori, quindi oltre la nazione, i francesi, come ti ho detto, sono venuti proprio perché come si attingono a respirare un po' di aria di credibilità qui, no? Dopo aver visto quelle scene nel film, di vedere anche altri tipi di persone, che veramente a giro sono, ne sono venuti un sacco proprio, insomma, è diventato un monumento alla fine, esatto, sembra un monumento turistico. Infatti c'era un progetto di fare un polo commerciale, cioè dell'artigianato e della moda prima linea, di alta moda, perché comunque sai bene che Napoli è una città di eccellenza, nel senso Napoli comunque, voglio dire, da quel punto di vista manifatturiero, assolutamente, quindi anche infatti, questa zona era interessata, c'è anche la parte quella della moda, per questo, e si era parlato magari di creare una bottega in ogni appartamento. Ovviamente è molto pretenzioso come idea, cioè nel senso, è anche abbastanza costosa, però comunque sarebbe bello trasformarlo in un polo artistico, nel senso, ah beh, questo sì, sarebbe una grande idea. Era per recuperare, però ovviamente ora i palazzi sono andati giù e quindi sono state assegnate altre case anche nuove alle persone, quindi c'è la riqualificazione della vita, sicuramente c'è questo, voglio dire, le persone comunque hanno avuto anche in breve tempo dopo la demolizione, hanno avuto gli appartamenti, sono stati, ma la demolizione è avvenuta per quale motivo? Perché era più, non era, no, più per vivibile, per la fatiscenza, perché non era più vivibile, più vivibile, sì. E però ho detto prontamente, poi sono state, devo dire la verità, con un ritmo che magari non è solito del sud Italia, però comunque no, infatti la mia subito hanno avuto gli appartamenti, ma ha colpito sta cosa, cioè generalmente più a Roma ci sono delle situazioni soffatiscenti, sì, su anni che non è, invece qui si è presa proprio la decisione, comunque anche la risonanza, no, della, proprio quello che abbiamo detto ora, il fatto anche di essere molto chiacchierata forse ha fatto sì che le istituzioni hanno preso una decisione, comunque hanno realizzato questo, no, diciamo, quando ero piccolo si vedevano spesso, diciamo, i tossici camminare per stradoni, lunghe file, questa cosa, diciamo, oggi non ci sta più, diciamo che prima noi anche ironicamente da bambini, ma che stanno a posto, perché si faceva proprio quella fila, diciamo, mio figlio non la vede oggi, è una cosa buona questa, perché purtroppo era una cosa che non potevi nascondere, perché 30-40 persone ad aspettare, diciamo, dietro a un muro, magari erano pure mezzi zombie, non li potevi nascondere, esatto, vedevi le siringhe per terra, perché prima portava, diciamo, questa cosa adesso non la vedi più, diciamo, quando scende tuo figlio non ti preoccupare che se appizza una siringa lì in due, questa è una tutti, delle cose molto su importanti, questo è migliorato tanto, sotto questo punto di vista, diciamo, si è ripulito un po', diciamo, si è bonificata su questo punto di vista, bagno dalla voglia di non vedere queste vele, andiamo. Ma questa che è la prima praticamente? No, questa era la seconda, perché la prima è stata quella che è stata, stava, dove di stava la prima, infatti diciamo questa cosa, sono state abbattute delle vele, due vele, la grigia, la verde, la torre sarebbe, è rimasto quella montagna, era questa qua, quella montagna lì dei rifiuti, la prima torre, esatto, sì. E mazza, l'altra invece era battuta, ma non se la sono hanno, diciamo, le due estremità hanno, diciamo... Quanti erano le vele da principio? Allora, io ne ho viste solo 4, perché erano 5. Ok, diciamo che gli anni 80 hanno abbattuto la prima vela che si trova dall'altro lato, adesso c'è, diciamo, la questura, erano, diciamo, 5 vele. Questa qua invece è l'ultima che hanno rimosso. Ma si sa perché le buttano giù? Perché se uno pensa, fatiscenti, non possono ribonificarle, ribonificare non possono, sì, perché è pieno di amianto. L'ultima verrà all'università. Ah, ok. E stanno... Beh, dovrebbe arrivare la regione anche. Ma quante persone ci stanno? Non lo sapete? Tutto. 160-180 mila. Tutta Scampia. Tutta la zona. Nelle vele non so quante persone ci siano. No. Nel senso, perché la domanda mia, come sono le case dentro? Sono grandi, sono piccole? Sono anche chi c'ha tre case, diciamo, unite, perché erano case abbandonate. Magari non tenivo case, ma ti hanno cacciato di casa. Gente disagiata è venuta ad occupare. Passa pure la voce, non ti preoccupare. È venuto, diciamo, ad occupare, diciamo, delle case. E certo. E diciamo che se sta pure chi si trova 4-5 stanze, cioè 4-5 case collegate, per dire, che c'è un'entrata chiusa di là. Tre entrate? E si tengono solo una porta d'ingresso. Ah, ok, però chiaro. Le case sono attaccate, quindi diventa una casa enorme, diciamo. Ok, chiaro. Però comunque sono 5 stima, case. Non te la so fare una stima, diciamo, di quante stanze hanno. Possiamo chiedere, però, diciamo, all'epoca quando le hanno assegnate, quando era, certo, diciamo. Ti posso dire che parecchie case l'hanno anche murate, perché sennò venivano occupate magari da, non lo so, da generi, magari, e non volevano mischiarsi con altre persone. Quindi
Hanno fatto una sorta di, sì, diciamolo, proprio, tranquillizziamo. Hanno proprio chiuse proprio, capito? Hanno chiuso sia la porta d'entrata sia le finestre, quindi non si può più entrare in questa casa. Però, chiaro. Quindi, infatti, se vedi, alcune hanno sono abitate, le scale. Altre addirittura anche le finestre sono murate qua. Ovviamente si chiamavano vele per la forma, vela. Guarda, io le ho viste, diciamo, in Francia, su internet. Perché a Dubai, se non è? C'è la curiosità, cioè, ma vederle nuove sarebbe proprio una... Ma scusa, da quant'è che... Quando l'hanno costruito, voi lo sapete? Simo, siete però l'almanacco. Io non ho indagato. Dobbiamo chiedere forse lo sa il professore. Professore. Ha cominciato negli anni 70. È un grande progetto utopistico, far rinascere Napoli, portare la borghesia in un luogo ameno, creare una città giardino, e poi evidentemente non è stato così. Qualcosa non ha funzionato. Comunque, no. Oh, c'avevamo pure i professori. Ma non no, ma presentiamolo, tra l'altro. Cioè, presentiamo, infatti. Marziano, Merotte, sociologo, mio malgrado, insegno all'Università Niccolò Cusano di Roma. Ci hanno detto, Cicalo, sei un ignorante, ogni volta ho detto, oh, mo, mettiamo le mani avanti. Potevo portare un appassionato, ma abbiamo portato un professore universitario. Comunque il riferimento che hai fatto a Milano era interessante, perché l'idea era questa, cioè dare l'idea del mare, della libertà, uno spazio proprio di rinascita, però evidentemente era un'utopia e probabilmente non è mai stato vero, è stata pensata e creata dall'inizio come una enorme speculazione edilizia, una cementificazione pazzesca con una densità abitativa che non aveva alcuna giustificazione all'epoca, però è stata presentata come una rivoluzione, come qualcosa di nuovo, come qualcosa per migliorare la città, quando evidentemente già all'epoca sapevano che non poteva essere così. Slegato poi dal territorio, creare la base per dare vita a un tessuto sociale, cosa che invece si è formato con fatica molto dopo come forma di resistenza e di sopravvivenza, come mostra tutto il tessuto associativo che stiamo incontrando e stiamo conoscendo in questa passeggiata come arte. E comunque è vero, sembra di esserci già stati. Classico scenario di tutti i film di De Gomorra, vedi? Sì. Le scalinate. Ovvio che qui, cioè, è pericoloso, vedete? Qui manca la pavimentazione, hanno messo una lastra di metallo. Bisogna stare pure un po' attenti. Qua i fili sono un po' volanti. Sì, anche diciamo parecchie persone terremotate sono venute poi ad occupare le vele. E ha ospitato parecchie persone, diciamo, degli anni 80 che hanno avuto disagi con il terremoto. Però vi faccio una domanda, cioè adesso qui ci abitano delle famiglie, no? Sì. Visto lo stato di degrado, non è... Io ho visto anche dei bambini girare, eccetera. Veramente uno dice, ma è possibile un bambino debba sta qua? Cioè la prima domanda che mi viene in mente dal genitore, le istituzioni, no? Se ne dovrebbero accorgere, ma lo sanno, insomma, no? Quindi, insomma, quello è il discorso. Fanno finta di nulla, in pratica. A quanto pare sì. Perché io, vedendo adesso, entrando qua... No, dico, ma è vero, c'è vita, perciò per questo... Io pensavo fosse disabitata, capito? Ma possono rifarsela, no, giusto? No, come tu sai bene, pensa. Corso, perciò stanno spostando la gente, perché evidentemente forse allo Stato costa di più aggiustarla che piuttosto invece dargli queste nuove abitazioni che hanno avuto, insomma, stanno avendo gradualmente. Certo. Esatto, perciò è come ogni realtà, no? Insomma, anche diciamo al meridione, nel senso è normale che si... Che poi sai che cos'è? Tu hai detto una cosa giusta. Molte persone che guardano i nostri video non abitano in residenze popolari. Eh sì. Ma vivono magari in case proprietà. Allora tutti quanti dicono: è certo che se ognuno aggiustasse un pezzo per uno, ma non è così. Intanto uno non può aggiustare, perché queste sono di proprietà dello del Stato. Comune, dello Stato, a seconda poi delle varie casistiche. Esatto. Quindi, insomma, non è che possono avere la propria iniziativa, insomma. Però appunto ci sono state delle onlus invece che hanno fatto tante cose anche in altre zone di Scampia. Perciò ti dico, questa è stata lasciata così perché comunque c'era un progetto nuovo. Ora, come abbiamo mazzolato lo Stato, creato altre case, quelle che invece andavano recuperate, alcune sono state anche recuperate e anche bene. Qui vabbè, insomma, è il ballatoio. Questo è il famoso ballatoio. E Jenny si muovono. Questo è proprio la prima serie. Tra l'altro qui la situazione è abbastanza drammatica in alcuni punti, balconi, sì, balconi sono abbandonati crollati. Per quelli che vedi così. Ok. Come vi dicevate, che hanno tolto, diciamo, la rampa per salire, hanno evitato di far occupare di nuovo le case. Guarda. E le hanno murate, tra l'altro. Sì. Cioè, chi è che vi porta le vele? Mi scrivete sotto nei commenti quali sono i youtuber, penso ai youtuber, che vi porta ormai, le vele. Ormai sì, d'ufficio. Ormai sei youtuber d'ufficio. Ma chi invece porta? Porco, iscrivetevi a sto canale, oh. Iscrivete, poi tanto i soldi sono di Cicalone, si sta a fare Maserati, però iscrivetevi al canale, supportateci. Davide,
zio, diciamo, della mia compagna, e diciamo lo zio di tutti quanti qua a Scampia, perché ha bonificato una buona parte di Scampia. Dopo penso lo andiamo anche a vedere. Ha fatto, diciamo, una libreria, una ludoteca. Caputo gli ha regalato un forno per le pizze, per imparare, diciamo, i bambini a fare le pizze, per tenerli vicino. Io ho portato anche mio figlio varie volte, diciamo, a questa, diciamo, ludoteca, dai, che tutti i bambini giocano insieme. E mio figlio, come tanti bambini, aveva una pistola, diciamo, di plastica, come giocano, diciamo. Davide dice, no, andò, devi già questa pistola, vai, o da porti, perché cadi in un traso. E questo, diciamo, è un messaggio davvero molto importante. Un traso vuol dire non entra, giusto? Sì, ha detto, praticamente, questa non te la porti. E poi questa foto, diciamo, come la sto interpretando io, vedo che Davide si ha chiuso il velo rinduscato, dice, mi hai portato, mi voglio tenere, per come la vedo io. Ma per quanto concerne la parte del... La parte qua delle... Sai, magari a Roma ci sono dei quartieri che sono più di destra, più di sinistra, e qua invece sono apolitici. Cioè veramente non, sì, io non, niente, non, zero, non zero. Sento un'identità forte politica, cioè nel senso, ovviamente, proprio perché, diciamo, anche per la fame non ha mai avuto un colore, perché quasi è sempre pensato ad portare avanti la propria vita, quindi avanti, arriva a fine del mese. Infatti io l'ho sempre detto che sì, hanno giudicato le persone che hanno fatto qui, ma è stato un ammortizzatore sociale. Ma tu ci pensi se non ci fosse stata la droga qua? Che avrebbero, cioè, capisci? No, chiaro. Ma non che giustifico. Base. Sì, ma hanno trovato un modo personale di uscire via, da scivolare via da alcune situazioni difficilissime, dove appunto tu dici, però no, tu puoi essere... Qui si vede che non sei integrato, qui si vede che se qua rimani qua c'è che non svolti. C'è non svolti. Ho capito benissimo quello che dici. No, ma perché? Perché le persone comunque un po' si sono... Staccate completamente. E perché non ci credono, Gesù? Tu ci crederesti? No, io certo. È comunque un qualcosa che va abbandonato, perché le istituzioni qua sì, non ci stanno. Trascende la politica, si ma anche io. Allora, io abito nel quartiere che è la stessa municipalità di Scampia, io sono di Marianella, ma è uguale, cioè, come devo dire, i servizi, no, è uguale, cioè non è che cambia, cioè, giustamente ora siamo venuti in un posto simbolo, ma è uguale. Le istituzioni non è che uno dice ci hanno abbandonato, però comunque non c'è presenza, capisci? Certo. Testimonianza per noi è una ricchezza. Piacere. Senta, lei da quant'è che vive qua? 16 anni. 16 anni. Come si trova? Io bene. Cioè, c'è qualcosa che le manca oppure sta bene o non le manca nulla qua? A me non mi manca nulla qua. Cioè, la cosa bella, secondo me, sì, vi vedo comunque una grande famiglia, vi conoscete qua tutti. Siamo tutta una famiglia, cioè abbiamo l'uno con l'altro. Se abbiamo bisogno anche un po' di, come devo dire, un aiuto da mangiare, umanitario, lo facciamo pure. E c'è qua purtroppo le vere vengono sempre detto il ghetto, invece non è vero, qua c'è una famiglia. Dare voce alle vele per noi è una soddisfazione, una vittoria. Io personalmente, magari vivere in un posto dove c'è il vetro rotto, preferirei che il vetro fosse aggiustato. Però sicuramente questa... Vabbè, già hanno fatto qualcosa, hanno messo queste inze qua, inferiate, proprio per i bambini. Se no, il comune. Ah, il comune. Il comune. Perché io mi immagino qui magari un giorno si rompe una cosa, un bambino qui è in pericolo. No, il comune l'ha aggiustato. Ah, però per i bambini. Mi piace vedere in lei, sì, la voglia di parlare bene, ed è giusto, questo è legittimo. Noi diamo voce a voi, voi potete dirci quello che vi pare. Quanto? Quanto tempo? Prossima settimana. 13 anni, mio figlio, eccolo, lui è nato qua. Ciao, 13 anni, ok. E quindi, insomma, lei confermi, posso dare del tuo? Sì, prego. Confermi quello che ha detto la signora, sì. Cioè qua vi trovate bene, tutta sì, una grande famiglia. Sì. Ci aiutiamo, i bambini... Nel loro piccolo sono felici perché giustamente stanno tutti insieme. Sì. Crescono sono... insieme, vedete? L'avete visto quei Comorra? Sì, sì. Avete visto pure quando hanno fatto a quale riprese? Sì, l'avete sì, visto? Sì, sì, sì. Vabbè, là è più bugia che verità. Guardano tutte falsità sulla vita. Sono tutte falsità. Poi dovevano girare qua dall'altra parte. A noi, cioè, non sono inguaiato Comorra. Perché? Perché noi siamo così. Nel senso, ha dato una nota negativa. Negativa. Invece di aiutarci ci ha rovinati. Ma non ha acceso più i riflettori magari sul problema? Ma sui riflettori per fare non riguadagno. No, per aiutarci noi. No, ma anche per mettere in evidenza magari che c'è qualche problema. No. Qua problemi non ci stanno. Sono loro che hanno messo in più per fare i soldi.
la gente. Quello sicuramente. La povera gente. Quella Scampia porta l'hanno nominato. E quanti di altri? Troppo il cuore di Scampia ce l'hanno pochi, perché noi siamo gente semplici, umili. Si può mai aiutare, ci diamo di più. Siete tutti una famiglia? No, siamo amici. No, forse. È tutto il ballato, però è come una famiglia. Ah, ok, sembrava tutti. Cioè, siete molto uniti tra ballatoi oppure pure con tutte le vedete? No, come me la fate, corriamo, non c'è problema. Ce ne hanno da mangiare, un po' di compagnia, una siringa, siamo pronti. Meno male, questa è una cosa bella. Sì. Qua, vai a vedere, è una famiglia. Gli altri qua non devono venire a romperci la pace. Questa è la mia. Questo è un messaggio subliminare contro te, Simone. Io rompo le scatole. Perché è lui che rompe le scatole. Io faccio sempre casino. No, non è vero, scherzo. Va bene, grazie. Allora, buona giornata. Noi facciamo su YouTube Cicalone Simone. Cercate Cicalone. Sì. Vai a vedere perché siamo andati in tutti qua. Noi siamo romani, veniamo da Roma. Si sente che è stato il vomero. Siamo andati in tutti i quartieri periferici di Roma e ha fatto un sacco di successo. Adesso stiamo andando anche a Napoli. Abbiamo cominciato con i quartieri spagnoli, che è una zona centrale, però prima era diverso. Era popolare. E niente, mo. Grande richiesta pure. Noi andiamo pure a richiesta. Molta gente che ne so non conosce un quartiere, non conosce un altro. La grossa differenza è che quando veniamo sul quartiere facciamo parlare le persone e il luogo. Banalmente è diverso, perché voi avete detto una cosa, magari il giornalista, un'altra viva, dice un'altra cosa. No, i giornalisti ce ne sono fatto a testa, danno un'altra cosa. Ce ne sono rovinati. Però scambia, scambia. E l'isola Scampia, noi offriamo il caffè, il cuore e il pane. Grazie, buona giornata. Guarda qua, ma qua che è qua? Scusa caro, c'è qua che è abbandonato, perché è chiuso qua? Allora, è stato messo per non far salire. Però l'avete rotto, mi sto a fare pure il napoletano, raga. Solo per voi, grandi. Ma quanti piedi sono fatti? Bene, sei allenato. Ah, guardate qua, raga. Allora, qui era stato chiuso, poi adesso si può ripassare. Attenti, raga, non... Sì, ma non vi fate male voi, bambini. No, ma poi è piccolo, qua in mezzo, capito? Raga, aspetta, scusate un attimo, raga. Guardate un attimo come siamo messi qua, Ma qui sono pezzi di casa, perché sono mobili, reti, materassi, scaldabagni, un po' di immondizia proprio. Eccolo! Vai, salimo, va. Arriviamo. Ovviamente guardate intorno, cameraman. Guarda, aspetta, fammi inquadrare questi ascensori, oh. Guarda che roba, oh. Guarda un po' qua, oh. Questi sono le trombe degli ascensori? Sì. Cioè, se cadi qua ti fai tutti fino a giù? No. E questo è qua, ci sono l'ascensore? Ah, okay. È proprio l'ascensore questo. Cioè, è proprio abbandonato qua, Cioè, qua è incredibile. Allora, sono Gipasca, una volta. Cioè, guarda da qua. Due giorni ci sono stati. Lasciate ogni speranza, voi entrate. Aspetta, mi stavi a dire delle storie di ascensori? Che una persona, diciamo, di una certa età, che aveva avuto, diciamo, la casa, solo per due giorni ha soffritto dell'ascensore, poi si hanno rubato i motori e se l'hanno venduto. Si sono rubati i motori e li hanno venduti per il ferro. Ma dentro al palazzo o da fuori sono venuti a rubarseli? Questo non lo so dire, non ho lasciato la prima. Sono i baci non vedo qua. Regà, poi qua se qualcuno servisse c'è anche una tavoletta. La tavoletta è quella, sì. Oh, non si può mai sapere, regà. Quella non manca mai. Mamma, che fa impressione che hanno qua. Sta entrando mai in una casa. Stiamo entrando in una casa che è stata lasciata, abbandonata. Ah, così vediamo pure com'è la struttura di una delle case. Ah, pure qua sotto. Sì, sono tutte le case. Questo è tutto il lato abbandonato. Ah, questa è la parte abbandonata delle...
sarà stata messa per non far salire comunque i bambini qua su. Ah, ecco perché avevano cercato di bloccare gli accessi. Adesso spiega la strada, quindi avevano bloccato tutto sotto, esatto, noi abbiamo trovato dei cancelli che impedivano l'entrata, che sono stati forzati, perché così impedivano i bambini di, bambini di stare loro qui. Di andare in è giro. È pericoloso. Ma c'è qua di schiuma. Comunque vedi, passano. Vedi, passano, certo. Guarda che roba, oh, qua potremmo fare inquadrature stupende. Ma entriamo nella casa dove voi scendete. Raga, non so se avete capito, cioè, Asimo, cioè qua muori davvero, sì, non è che sì, sta a giocare. Che scherzi. Qua. Cioè, a parte pure sta scala, non mi pare che è attaccata così bene, questa dove stiamo noi. Perciò non vi fermate sopra le scale, io essendo... Fatti davvero. Questa è una casa... Ah, questa è una casa tipo, praticamente. Vabbè, mica è piccolo. Bagno. Qui c'è un salotto, balcone. Qui c'è ancora un quadro attaccato, ok? Vabbè, facciamo un terrazzo. Oh, massa, oh, guarda che robetta qua, oh. Ah. Ciro, ci pensi tu? Guarda che roba, oh. Occhio coi piedi qua, raga, Ma ragazzi, ma noi bene, siamo di qua, ma è freddo addosso, fra. Mamma mia, che spettacolo. Raga, guardate ma mi dite no, dove vi abbiamo portato? Guardate dove stiamo, raga. Cioè, vi prego. Vero o no? Sono d'accordo, fra. A uno blu. Non stiamo neanche mai qua, La prima volta per tutti qua. Da quanto tempo siamo qua, non siamo mai saliti qua sotto. Grazie a voi che... noi abbiamo portato voi e facciamo da portare. Mazza che bello, raga. Veramente grazie proprio, raga. C'è stata a fa una cosa. Mazza, siete tutta Napoli qua, ma guarda. Vesuvio. Non lo vedevo da là dietro. La cartolina storica col Vesuvio. Questa è la bella pallone. Questa qua. Mazza, è tenuta bene però. Da, Emilia, stiamo tranquilli o no? Posto che ti ha è un'area diversa. È casetta, qua vedi tutto praticamente. Siamo alla pari, perché poi è vero, sono un ragazzo di Roma, sono uguale a te che stai qua, solo che in città diverse. Quindi noi ci poniamo così e vediamo che poi ci rispondete positivamente. Secondo me siamo gli unici fanser che altri giornalisti, cose. No, ma poi sai cos'è? Quello che dice pure la signora sotto. La cosa più difficile non è venire qua e dire ah che casino, ladri, sparano, uccidono. È cercare di parlare pure con le persone per capire anche il loro punto di vista, che è la cosa più importante, no? Perché giustamente Antonio ci ha detto una cosa, poi ce ne ha detto un'altra, la signora sotto ce ne ha detta un'altra ancora. E poi la gente, come ho detto prima, sta sempre lì pronta a criticare. E certo, potreste aggiustare. È vero che c'è sicuramente chi ha fatto anche, chi ha sbagliato, no? Chi si è rubato i motori all'ascensore, chi spacca, chi sporca, chi scrive, ma c'è pure gente che ci vuole abitare dentro e vorrebbe star bene. Voglio aggiungere una cosa sempre se per me. Certo. Prima Antonio ha risposto, diciamo dalle istituzioni, quello che quando uno dice tu sei Scampi, quello che può fare nome delle istituzioni. Tutte le persone che puntano il dito contro, diciamo, le persone di Scampia, dicono chi schifo, cioè mettete un attimo in divano loro e pensate un attimo, cioè si è nato là che non tiene una via d'uscita a essere giudicato per forza in questo malo modo. C'è ragione. Cioè se stai vicino a Bascia, no? Cioè, abbiamo l'esempio, cioè alla fine su gente che tiene una famiglia veramente, cioè, non sono, anzi, oltre al danno alla beffa, non solo sono stati sfortunati, perché questa è una cosa di cima, è una realtà cruda, sfortunata questa. No, poi c'è una oltre al danno la beffa, vengono pure giudicati in modo... Secondo me è sbagliatissimo. Certo, è questo. Vai in qualsiasi altro condominio, dovunque tu vada, in qualsiasi posto di dovunque, no, ma ovunque, anche Vomero, tutte queste... Non trovi questa unione che hai trovato qua, mangiamo tutti insieme, siamo una famiglia. E questo è bello delle bottiglie, gli avevo chiesto se erano tutta una famiglia. E allora certo che ti hanno punto. Detto che sono tutta una famiglia. Ovunque vai, non lo trovi qui. Nei condomini si appiccicano perché chi lo mette la macchina là, chi lo mette... Chi lo posso là, dire un'altra cosa, senza toccare tassi dolenti. Io parlo da romano e romano come cittadino, certo. E di quello mi interessa, del resto romano. Io faccio uno sport nella vita, che è lo sport a combattimento. Una della testimonianza è il fatto che i romani, e nel particolare i napoletani, sono simili, siamo uguali. Io te l'ho detto già l'altro video, siamo uguali, ma parliamo solo un dialetto diverso, ma siamo veramente simili proprio. Siamo vicini, stiamo a due ore di strada, da autostrada. Ma è quello, secondo me tocca portare quello. Anche centro si considera Roma, sud si considera, cioè anche come esatto, sud, nelle previsioni, certo, in tutto. Voglio dire, siamo in un uguali, certo senso, ecco. Siamo gli stessi modi, ma che non vedi che siamo uguali? Culturale col professore, ci faccio di la sua impressione.
dopo un giro nelle vele? Beh, insomma, esperienza forte, interessante, affascinante, era la mia prima volta a Scampia, insomma, un mix di sensazioni positive, negative. Devo dire, la prima è questa: arrivando in macchina tranquilli da Napoli, mi sono reso conto che alla fine il passaggio tra Napoli centro e Scampia è fluido. Hai zone un po' tenute meglio, un po' tenute peggio, poi a un certo punto arrivi a Scampia e non te ne accorgi e sei a Scampia. Oh, mi raccomando a quello che dice, prof. No, no, ma dico, Sto scherzando, prof. C'è tutta una narrativa ormai consolidata di presentare Scampia come un posto assolutamente altro, assolutamente diverso, in totale discontinuità con il resto, che alla fine non è vero. Certo, sì, le vele sono uno spazio un po' complicato, sono uno spazio un po' al limite, tutto sommato è questo innegabile. La struttura, sicuramente. La struttura, l'oggettivo degrado che c'è all'interno, il fatto che comunque qualcuno continui ad abitarci. Però ci si rende conto che questa idea dell'alterità, di Scampia come spazio altro, è una costruzione prima di tutto culturale, è qualche cosa che fa comodo agli altri. Fa comodo a chi vive a Napoli centro, fa comodo allo Stato, fa comodo alla capitale, per spostare sulla periferia, spostare su un quartiere specifico quelli che in realtà sono problemi che tutto il paese ha, che tutta la città. Cioè, dov'è la violenza? No, a Napoli la violenza non c'è, è a Scampia. In Italia la violenza non c'è, no, è in alcune zone degradate, è là, è lontano. E invece questo non è, ecco, questo è l'incredibile. Poi certo, arrivi. Ci sono situazioni problematiche, oggettivamente qua ci sono dei problemi, però c'è anche una società, c'è un associazionismo forte che sta operando e sta cercando di trasformare e ridare energia al quartiere. E questo lo trovo veramente interessante. Grazie, bro. Ragazzi, ma chi vi porta questi contributi, ragazzi? Ma chi ce l'ha il professore che so porta Scampia che rimane È rimasto illeso poi, nonostante l'eleganza, noi ci siamo messi un po' più. Professore, una cosa, se poi rimanere un secondo qua noi torniamo fra un'ora, va bene? Non ci stia tranquillo. Adesso stiamo uscendo dalle vele, stiamo scendendo giù per le scale. Andiamo a vedere adesso un pezzo delle vele dove ci hanno girato una scena molto importante di Gomorra, dove hanno ucciso filmograficamente i fratelli. Emilia, chi avevano ucciso là sotto i fratelli? Capaccio. Ah, i fratelli Capaccio, giusto, è vero. È vero, c'ha ragione. Allora, che ci stavo dicendo? Che qua è stata girata una scena di Gomorra molto importante. La morte di uno dei fratelli Capaccio. Proprio qui sotto, qua sotto questo garage, dove stanno questi garage. Com'era la scena? Se non erro, lo portò Sangue Blu a Patrizia, giusto? Lo fece. Diciamo, uno dei due fratelli Capaccio, dopo che spiega, diciamo, che lei comunque è stata già stata fottuta dal marito, lei poi lo spara, diciamo, direttamente in testa. Perché diciamo vuole sentire più le sue parole. Senti, ma qua c'è pure un altro gossip, dobbiamo dire, che questi due ragazzi, non so come, perché le facce non sono da cassa di Gomorra. Scherzo, raga. Praticamente li vedrete nella quinta stagione di Gomorra, che uscirà a novembre. Sì, a novembre la quinta stagione, sì, faremo parte, diciamo, anche come piccole figurazioni, però ci siamo anche noi, sì. Ti dico, a voi l'hanno preso, perché? Siamo puliti. Siamo simpatici. Però vabbè, le fasce da Gomorra ce l'avete anche da quartieri da Cicalone Mattia, insomma. Grazie, grazie a voi, ragazzi. Grazie a voi sempre. Grazie a voi. Ma questa è la parte più bassa del... Sì, qui sono tutti i dubbi che perdono, però. Sì. Tenuta media? Questa è quella tenuta media. Se vai a fianco fa brutto. Cioè, ci sono le paludi dappertutto. Non si può camminare. Ah, così, eh? Sì, messa male. Cioè, no, questa è quella tenuta meglio. Sì, porco. Infatti ci fanno i film, capito? È semplice da pulire, diciamo, se dai una spazzata qua puoi anche girare, di là c'è un'impresa. Di là ci vuole proprio qualcuno che carica tutto. Qui leggo l'albero delle storie. Sì, siamo all'albero delle storie, che è un punto di rinascita, ecco, così lo possiamo definire. Creato da Davide Cerullo, che è una persona attivissima nel quartiere attualmente, che ha avuto un passato non proprio, diciamo, luminoso, ha fatto qualche errore e alla fine, dopo aver pagato i suoi errori, è tornato e in un messaggio in cui ci ha mandato, dove ci saluta perché purtroppo ha avuto un incidente e non è potuto essere qui. Volevo mandare queste poche parole a Pasquale,
Esposito che mi ha invitato a far vedere la poesia visiva, quello che siamo riusciti a creare con l'albero delle storie, e anche uno spazio che si è riusciti a organizzare proprio sotto la vela celeste, lo spazio verde, la natura, qualcosa che abbiamo imparato nel tempo che fa bene. Perché abbiamo iniziato con le piante, con la natura e gli animali? Perché abbiamo capito che era un modo per tornare a riabituare gli occhi dei bambini alla bellezza, ma anche perché attraverso questi elementi come la natura, le piante e gli animali potessero ritrovare in loro questa possibilità e capacità di crescere in autonomia e quindi anche riuscire a superare le proprie paure. Quindi io quello che posso mettere a disposizione è lo spazio che voi potete andare a vedere e direi quasi a contemplare, perché sono degli spazi sacri veramente per me, perché purtroppo ho avuto un incidente e non mi posso muovere. Spero di poterlo fare a breve, perché non riesco proprio a stare fermo e non riesco a vivere senza queste cose qua. Grazie e un abbraccio alla vostra vita, state bene, grazie Pasquale. I bambini del luogo, come dice lui in questo messaggio, già vedendo le cose belle esteticamente, già iniziavano a riabituarsi alla bellezza, cioè, al concetto di bellezza. Fate attenzione ai bambini liberi, poi è bellissimo. Esatto, e lui vabbè, qui come diceva Antonio prima, loro praticamente hanno creato uno spazio ludoteca, hanno creato uno spazio dove i bambini si incontrano, lui stesso, una libreria, un'attività di piccoli pizzaioli, l'azienda delle farine Caputo gli ha regalato un forno per iniziare a imparare a fare la pizza, insomma, cioè è un posto di riscatto, come tanti ne sono nati qui intorno, insomma, ed è quello. Lui ci teneva perché comunque è la sua aiuola felice che è nata dal suo impegno. Oh no, una curiosità, no? Perché non possiamo fare spoiler, però sappiamo insomma che avete fatto la parte della quinta serie di Comore, sappiamo che avete sparato. Quindi, qualcosa di azione l'avete fatta. Cioè, come sono? Pistole finte, sparano a saldo, come sono? Ovviamente tutto a saldo. Le armi sono proprio quelle. Le armi sono tutte vere, con i bossoli che sono a salve. Diciamo, quando si spara questo, quando invece non viene effettuato lo sparo, è solo di scena, diciamo, l'arma è la riproduzione, quindi il peso è uguale, la forma, cioè, sono proprio, diciamo, le riproduzioni vere e proprie, per dare proprio, diciamo, alla scena. Quando uno impugna l'arma, la realtà, esatto. Però sono armi che comunque quelle non sparano, quando magari c'è un'inquadratura alta, capite? Certo. Fai solo vedere che c'hai, diciamo, invece quando, invece quando vado a fare l'azione, no? Sì. Cioè, quando si spara l'arma è vera, culo, c'è. L'arma è vera, stiamo usando un'arma vera, cioè partono anche proiettili fuori, è bella. Sono che cadono, solo che sono con mitra pure. Sì, cioè, a me è capitata MP7 che io non conoscevo nemmeno. Io con l'armiere già dicevo, questo è un MP7, questo è un MP5, perché si vedevano calibri diversi. Diciamo che quando caricavano i boss, l'uno era più grande e l'altro più piccolo. Però che emozioni, emozioni, anche gli effetti speciali, perché ho girato anche la seconda, ho visto, diciamo, l'esplosione. Quando Carmine Monaco, Utrak, fa saltare un edificio, cioè, ma una cosa è vederla nel film, una cosa è vedere quando hanno montato. Perché allora l'esplosione è vera, oh. Sì. Pure a me è capitato di sparare, diciamo, magari saltava un tavolo in aria, oppure una vetrina che si spaccava tutto, però non era dovuto da me, capito? Erano gli artificieri che nello stesso momento in cui andavo a premere il grilletto, loro facevano saltare tutto. Non so se hai visto Willy Coyote, quando preme il detonatore, è uguale, proprio uguale. Però viverla è diversa proprio. Esperienze indimenticabili. No, parlavamo di Gomorra. Il film e la serie sono state veramente fondamentali nella costruzione dell'immagine collettiva di questo quartiere. Hanno portato molto, hanno dato una visibilità internazionale e nazionale, anche, non dimentichiamo, a Scampia, e l'Italia ha cominciato a riflettere su questo quartiere, su tutti i problemi collegati, perché ha dato avvio a un processo di cristallizzazione di questo quartiere e dei suoi problemi. Nel momento in cui tu utilizzi un pezzo di realtà, le vele che abbiamo visto, come scenografia, come fondo teatrale, tu stai in qualche modo trasformando la realtà, passi dalla realtà al fantasy, però
però questa è in realtà. Scampia esiste davvero, le vele esistono davvero. Questo è un processo pericoloso, cristallizzazione, che poi vuole dire anche turisticizzazione. Infatti si è avviato anche un turismo culturale, un turismo voyeuristico, un turismo sociale a Scampia, in cerca di questa alterità, in cerca dei luoghi del film, che non è piaciuto al quartiere, perché significa, come gli stessi abitanti dicono, diventare zoo. Dice, noi non siamo scimmie. Infatti mentre camminiamo c'è scritto No Gomorra. Non è il primo, la prima scritta. Un po' dappertutto, infatti. Ha portato comunque visibilità, ci ha aiutato a capire meglio alcune dinamiche di questo territorio e ha dato anche un po' di orgoglio identitario agli abitanti, e li ha fatti anche lavorare, come abbiamo visto. Cari amici, abbiamo fatto un giro di Scampia, abbiamo visto le vele, tutta la parte esterna, siamo arrivati fino qui all'Albero delle Storie, sotto la Torre Bianca, vi abbiamo fatto vedere una parte abbastanza cospicua della zona, ovviamente non tutta. Non ti rivolgersi a me, perché dico sempre una cosa, ma chi invece porta? Cioè, alle vele di Scampia, con i droni, con i professori, cioè, alla regala, a parte scherzi, io ringrazio tutta Scampia, tutti i ragazzi delle vele, tutte le persone presenti adesso e tutto il video che ci hanno aiutato, ci hanno permesso di fare il tutto. E voglio dire anche un'altra cosa, che la struttura, parlando nello specifico delle vele, ovviamente oggettivamente presenta delle sezioni di degrado senza dubbio, ma le persone che ci stanno dentro, ma non è che lo dico tanto per fare il bello, la frase fatta, sono le stesse che potremmo trovare in borgata giù a Roma da noi, al Tufello, sono le stesse persone, uguali. È tutto replicato, uguali, in pratica. Sempre le stesse persone, è così, e non è perché siamo Mattia Cicalone, è così per tutti, è così per i cameraman, per gli autori, per il professore, perché anche non viene ripreso che c'è dietro. Quindi grazie, regà, davvero, grazie, per tutto il programma. Grazie, vero. Cioè, poi iscrivetevi al canale, regà. Dicendo, ragazzi, da Catamaserà. No, perché se abbiamo iscritti, più abbiamo potenza mediatica per poter portare questi contenuti. No, più arriva poi alle persone, perché spesso tanti dicono, a me mi scrivono, ma non l'hai fatta, ostia, ma porca miseria, che non ci sei iscritto. No, esatto. Ma perché non si sono iscritti. Ostia, è uscito 6 mesi fa, non l'hanno visto. Allora avete visto, avete visto solo l'ultimo. Perciò è importante iscriversi. Nel frattempo, con l'asinello che raglia sotto, ragazzi, noi da qua vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Suggeriteci altri quartieri, altre zone dove andare, sia a Napoli che in altre città. Ciao!